Ma chi ci sarà? La numero uno? Ma che chissà? Proprio andiamo con ordine però. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 combattimenti in cui l'eroe non si fa neanche un graffiettino negli anime. Ma... so come no. Diamo un'occhiata a quei momenti imbarazzanti per il villain di turno in cui viene piallato senza neanche riuscire a fare, che ne so, un tagliettino o qualcosa al suo avversario. Niente. Facce da badass, KO a colpo singolo e avanti il prossimo. Alla numero 10, Diablo che fa tutto l'annoiato con Edelgard di Now Not to Summon a Demon Lord. Diablo si annoia un'ennesima volta a combattere, ma almeno stavolta c'è la possibilità di ampliare il suo harem, quindi c'è un po' più di motivazione, dai. Culi! E niente, puoi essere anche una sexy cavalcatrice di draghi di livello 80, ma... per Diablo, tanto, sono tutti al pari di moscerini. Ma che lo guardo a fare, in effetti? Questo anime combattimenti sono tutti... Oh, 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 è un graffio quello! Quello è un graffio! Ah, no, no, sì, no, niente. Naruhodona. Si stava scrollando le spalle, ok? Ma dico io, cioè, con la faccia più impassibile di tutti, il signore dei demoni più OP di sempre, lancia una magia giusto per timbrare il cartellino e spazza via mezzo castello nel farlo. Legale, direi. E alla numero 9, due guerrieri supremi contro un idiota e un maiale parlante in The Seven Deadly Sins. La signorina si veste d'oscurità e Hisoka... sì, scusate, Hisoka, Mister Reticenza, che cavolo, comunque è uguale a Hisoka. Chi vincerà, secondo voi? Cavolo, due guerrieri dei Dieci Comandamenti, quelli sono tipi tosi. Contro Meliodas, come fa a andargli così bene, vi chiederete voi? Perché è schifosamente OP? Anche, ma soprattutto perché... perché Hawk si è transporcato, signori! Credetemi, Meliodas non combinerebbe niente se non ci fosse quel simpatico porchettone parlante a salvargli il culo ogni volta. O meno, certamente. Comunque, i due quinti di comandamenti provano a tirargli addosso tutto quello che hanno, ma niente. Elizabeth, I'm sorry I kept you waiting. E alla numero 8, fanservice contro tizio che sotto sotto lo apprezza, il fanservice in Kill la Kill. Cioè, quando ancora Ryuko si vergognava del suo porno costumino, poi abbracciato la grande in nome di tutto ciò che c'è di sbagliato negli anime. Ecco a voi questo combattimento. Amico, l'abbiamo pensato tutti, ma Ryuko si presenta sul ring con Senketsu e il capitano della box di questa scuola di pazzi furiosi l'accusa di barare perché troppo sexy e procede a... cioè, procede, cerca di menarla facendo delle facce da Oscar nel mentre, veramente indimenticabili, per poi essere legnato come un povero disperato e mandato a tappeto in 448. La prima volta che vidi questa scena mi chiesi cosa minchia stessi vedendo e ammetto di non aver... appunto, ancora capito, ecco. Alla numero 7, la 1A contro Mirio in My Hero Academia. Dispiace ammetterlo perché Mirio è, personalmente è un super cazzone. Io, quelli che sorridono sempre negli anime con quel che la faccina tutta amichevole, li truciderei. Ma contro i pivellini della 1A la spiega. Cioè, pivellini, sono già tostissimi loro a quel punto, veramente sono fortissimi. Ma lui è uno studente del terzo anno e... è un coglione, come potete ben vedere, è un deficiente personificazione dell'imbecille OP che in qualche modo finisce sempre a torso nudo per far vedere l'addominale potente negli anime, anche se sta prendendo un tè da solo. Blinder touch eyeball crush! Ida, Izuku, Todoroki e gli altri le prendono come degli scemi da lui senza neanche riuscire ad avvicinarlo, anche perché il suo quok è illegale su ogni livello e riesce a controllarlo anche con un'abilità suprema. Guardate, vi dico, lo sopporterei se solo non... E alla numero 6, demoni infernali contro gelatine in That Time I Got Reincarnated as a Slime. Amico Ifrit, puoi farmi tutti i disegnini satanici, pentacoli che ti pare a terra. Guarda, puoi anche urlare come si urla in un anime mentre evochi le fiamme. Oh!
quante fiammine, che cattivone, ragazzi, che abbiamo. Vero demone infernale di quelli imbattibili. Peccato che di fronte a lui si sia... Oh no! È una pallina rosa! Però purtroppo Ifrit non sembra capire la gravità della situazione. In effetti non la capiremmo neanche noi. Semplicemente siamo già con una conoscenza pregressa di che cosa sia capace quella pallina rosa. Anche perché l'eroe più probabile della storia degli anime è pure ignifugo come optional, ti pareva. Ima, nani ka shita no ka? E desideroso di vendetta in nome della sua waifuona. Mai far incazzare quello! E alla numero 5, lezioni di sfilettamento con Zoro e Yozo in One Piece. Allora, Zoro, sì, lui in generale sembra prendere più botte di tutti i sette mari messi assieme, ma ha sempre e comunque quel sorrisetto di chi ti fa capire che ne vorrebbe ancora di più perché ha sentito soltanto un lieve solletichio. Vasto giro! Dai, almeno un graffiettino me l'aspettavo, piccolo piccolo, cioè sta combattendo contro un polpo steroidato psicopatico con una lama su ogni tentacolo. No. Tra l'altro, visto quando scherzo sugli steroidi, no, 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 lui si steroidizza per davvero, per una volta, minchia. Ci si ammazza letteralmente di steroidi. Ma tra qualche... Oh, non è possibile! Zoro in questa scena diventa la personificazione perfetta dell'essere un duro negli anime. Spalle al nemico tutto il tempo, semplicemente allarga le braccia e niente. Per riassumere tutte le mosse del combattimento, per Polpoz in pratica diventa sushi. Arigatta na! Kaeru ka to omotta yo! Alla numero 4, Raigen contro l'artiglio in Mob Psycho 100. Il temibile guerriero, combattente provetto, grazie alla sua tecnica del lancio del sale. Ah, il pugno di sale, efficacissimo. O la segretissima tecnica della ginocchiata sulla faccia. Per causare danni micidiali siamo, capirete, di fronte a un combattente di un altro livello. Signori. Ancora devo capire come lo psichico più fasullo di sempre, che sta tutto il tempo o a fare il deficiente o a dare grandi consigli di vita a mob come fai il bravo o comportati bene, a uscire vivo da questa situazione. Contro l'artiglio, ossia dei veri esper a differenza del nostro amico, sembra tipo andare in ultra istinto, li legna come caproni e alla fine urlandogli in faccia li convince a smettere di essere cattivi. Ma che cosa? Insomma, è riuscito a dire fate i bravi pure a loro, cioè capiamo. Omaera yori attotekini tsuyoi ore ga shomin de. Deta! Omaera wa nan datte? E alla numero 3, suo grande signore Ainzeru contro Clementine in Overlord. Signorina, rispetto prima di tutto. Non so neanche come ti potrebbe venire in mente di essere così maleducato e sfacciato di fronte a nostro signore e di provare a entrare a naso ricco con quella faccia tosta e quel sorrisetto da ceffoni, ma no, le prende come una salama. Con uno dei doppiaggi più fastidiosi a memoria umana, parla tutto così. Vuole accoppare il Momonga, capito? Poverina, fatto fuori mezzo mondo. Prova a concludere il tutto ficcandogli due lame dentro l'elmo. Insomma, sarà morto, no? Kotae to ikouka. Da questo momento diventa poi sia una morte degna di questa classifica che anche una sulle morti in cui si gode più come ricci sadici. Devo dire, non vedevo l'ora. Però quantomeno ha fatto muovere un dito al grande potente. Pensate, inchiniamoci, è una specie di record. E alla numero 2, Kirito contro la Titan Sand Guild, anche conosciuti come quei quattro deficienti nel bosco. Ancora prima di diventare un'arma OP deambulante sulla quale viene gettato fanservice a palate come se piovesse per la gioia di non si sa bene chi, Kirito accompagna questa fanciulla nel suo viaggio per far tornare in vita il suo compagno e si imbatte in questa gilda di... cattivoni! Guardate come sono riconoscibili grazie ai loro sorrisi socchiudendo gli occhi. Caspita, tutti quanti, va, che deficienti. Ma Rosalia, amica mia, la cosa non attacca con l'unica persona in giro da non attaccare. Kirito se ne sta lì bello bello col suo affare che manco mi ricordo che era il coso per rigenerarsi. Insomma, quelli fanno la figura degli scemi e lui li mette tutti quanti a ninna, dandogli una bella lezione comunque a quei camperoni bastardoni che in pratica stavano piazzati lì ad aspettare, capito? Brutti infami. La prossima volta giocate, merde. I'm a solo player, got it. E alla numero 1, Saitama
contro Sirigli. One Punch Man. Come se cambiasse qualcosa il contro chi sia. Anche se c'è da dire che sta qui in cima per un motivo. Che il parrocchino, Dio santo, il parrocchino. Comunque, Suirio, pur essendo un imbecille, qualche mossa la mette in mostra, guardate. Cioè, salta, lo butta a terra. Sì. Questo mi sa che gli ha fatto addirittura scherzo. Guardate, Saitama, come rimane impassibile, insomma ci prova il povero. Pur avendo lo stesso un finale che abbiamo già visto, con un twist però, perché non abbiamo stavolta un pugno normale, ma una culata normale. Non so se sia considerabile un onore oppure voleva essere una perculata. Comunque, carina questa. La culata che voleva essere una perculata. Vi giuro che mi è venuta in mente adesso. Non me la sono preparata. Non picchiatevi lontani. Non picchiatevi, no. Era carina. Era carina. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 a tema anime. Guardate anche tutti questi altri video. Sto morendo dal caldo, signori. Sto implodendo. Non so se anche voi. E ci vediamo domani per un'altra top 10. Vado dentro il congelatore.